trovati a tutti sul canale di Axis Mundi, saluto subito il nostro ospite di stasera Alessandro Norsa che ringrazio subito di essere qui con noi. Io ringrazio te per avermi invitato e gli ospiti che ci seguono. Aspettiamo qualche minuto intanto che si connettono tutti, eh, faccio subito vedere il libro che andiamo a presentare stasera, Maschere divine, storia di riti di passaggio invernali, un libro che ha avuto vent'anni eh, di incubazione diciamo così, ma adesso lo presentiamo subito intanto che si connette un po' di gente dico due cose sulle prossime conferenze di Axis Mundi e sul lavoro editoriale, sulla casa editrice e gli ordini che avete fatto in queste settimane ehm, tra le prossime presentazioni sul canale c'è questa sui Dogon Maschere e anima verso le stelle di Antonio Bonifacio pubblicato da Venezia Editrice Antonio Bonifacio che abbiamo già avuto ospite su questo canale e anche ospite sul numero 2 della rivista di Axis Mundi. Eh, presenteremo il testo di Andrea Venanzoni, Il trono oscuro: magia, potere e tecnologia nel mondo contemporaneo, del, pubblicato da Luis, eh, E poi presenteremo, sempre nelle prossime settimane, un testo di Alexandra David Neal, Immortalità e reincarnazione: dottrine e pratiche della Cina, del Tibet e dell'India con il curatore Matteo Martini. Eh, due cose velocissime sulla casa editrice. Eh, innanzitutto, grazie a voi tutti che avete già acquistato in prevendita il nostro nuovo libro di Andrea Casella, La macchina del tempo, saggio sulla cosmoteologia arcaica, eh, di cui ci è arrivata la coppia campione a fine gennaio e siamo in attesa dell'otto di 250 coppie per poter iniziare le spedizioni. Eh, ricordo ancora a chi fosse interessato l'indirizzo del sito della casa editrice eh, axismundiedizioni.org eh, per quanto riguarda il nostro primo paperback l'angelo dell'abisso eh, del sottoscritto eh, comunico che mancano 30 copie all'esaurimento all delle 360 della prima stampa e eh, anche in questo caso rimando gli interessati al, al sito di qui sopra eh, in settimana sono state esaurite le copie del primo album annuale Dedicato al folk horror, quindi anche di questo vi ringrazio a voi tutti che l'avete acquistato. E, e questo è il secondo albo annuale, invece, uscito a novembre. Proprio sulle feste di fine anno, eh, di cui tra l'altro stasera avremo l'occasione di parlare ampiamente con il nostro ospite, eh, anche in una maniera molto più vasta rispetto a quanto abbiamo potuto fare eh, nell'albo annuale dedicato. Eh, bene, noi iniziamo subito l'appuntamento di stasera con, eh, con il nostro ospite Alessandro. Eh, io ti chiederei innanzitutto di presentare questa opera. Eh, metto subito le slide così sono visibili a tutti. Maschere divine, storia di riti di passaggio invernali. Ti chiederei brevemente di presentarla al pubblico e di spiegare anche la genesi dell'opera. Per questi vent'anni che tu hai impiegato a raccogliere tutte queste tradizioni in Europa e non solo, come vedremo. Grazie ancora di essere qui con noi, Alessandro, e grazie a tutti voi che state seguendo. Grazie a te, eh, beh, è un piacere eh, poter finalmente raccontare di questo, di questo libro, di questa pubblicazione. Eh, un ventennio di, di lavoro, il riassunto. E l'ampliamento di un lavoro che ha eh, fruttato cinque pubblicazioni precedenti, cinque volumi precedenti di cui eh, si compone e con l'aggiunta di, eh, di parti completamente nuove. È un lavoro che iniziai nel 2006, eh, un periodo in cui. Eh sì, insomma, stavo concludendo un periodo di lavoro eh, nel pubblico, in psichiatria, e mi dava così la possibilità di aprire eh, lo spazio eh, nuovo, eh, a nuovi interessi. Ecco, per cui eh, mi sono affacciato con questo al primo lavoro della, in ambito antropologico, il tema delle, eh, delle tradizioni eh, invernali. Proprio perché qui vicino dove abito, a Verona, c'è un antico carnevale di cui poi parleremo meglio nel corso della presentazione, È un carnevale che ha un sapore neolitico e eh, con manifestazioni appunto di eh, auspicio e della rigenerazione della, della natura. E così concludendo quel periodo di intenso lavoro nell'ambito pubblico mi si apriva la possibilità di andare. Direttamente a intervistare le persone, dedicare tempo ed energia a questo nuovo lavoro. E così se posso iniziare a presentare un po' le, le, le diapositive prego, vi parlo, parlare un po' dell'origine dell di, di questi miei interessi, che è più lontano di vent'anni. È dal 1982. Che io ho iniziato a, a studiare le tradizioni popolari e qui vicino a Verona c'è una comunità di eh, parlanti tedesco eh, che vengono chiamati i cimbri. E così con un registratore e con una bicicletta eh, frequentavo. Eh, queste montagne per intervistare eh, appunto questi antichi parlanti eh, cimbro e insomma i loro eh, i loro sopravvissuti Esso sono poche decine che Verona che lo parlano ancora e questi sono poi i maestri ecco persone sagge eh, i saggi della della montagna ecco che eh, mi hanno adottato nel curatorium cimbrico veronese e così ho iniziato le ricerche da ancora da dodicenne. Mi ha dato la possibilità di pubblicare nella rivista e così eh, mi accompagnai a questi cari amici che insomma mi fa piacere sempre portarli con me nelle, nelle presentazioni perché a loro devo, devo molto. Ecco. Ed è così che la ricerca del tempo del del carnevale eh, mi affacciai anche alla ricerca più complessiva del tempo dell'anno e composi in quel periodo ehm, a, a seguito del, 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 del periodo del, del studio del periodo del eh, lavoro del più, più consistente di cinque volumi eh, delle ballate ladine ho intervistato per questo lavoro 300 persone, mi sono anche dovuto imparare la lingua ladina per intervistarle, è stato un lavoro piuttosto consistente, ma mi ha dato bene la possibilità di comprendere tutto l'arco delle, delle feste eh, del, del tempo dell'anno, non solo quelle del tempo invernale, ma il tempo invernale chiaramente inserito in tutto il ciclo festivo. E dove tutte le tradizioni poi sono in qualche modo collegate ai tempi dell'agricoltura, eh, dell ai tempi della vita, ai tempi del tempo dell'anno. Ecco, quindi, eh, questo inseguirsi delle festività e delle ritualità eh, l'ho batturato con, con questo grosso lavoro e, e così eh, mi sono spento nelle mie ricerche anche fuori dall'Italia, ad esempio in Romania dove anche lì mi sono imparato la lingua romena, e per realizzare questo lavoro sul, sui vampiri. È un lavoro interessante che ho avuto la possibilità di compiere direttamente in Transilvania, facendo questo lavoro con la collaborazione con l'Istituto di Cultura Romena di Venezia, l'Università di Cluj Napoca il museo di Transilvania e lavoro che ha dato una possibilità di leggere il miti dei vampiri di Dracula in una prospettiva eh, diversa eh, che è stata presentata solo nel torino del libro. Eh, con... Tra l'altro qualche di... settimana fa abbiamo avuto ospite sul canale Cornelio Cicorda, forse lo conosci. Eh è un curatore, e uno scrittore di folklore e letteratura romena e ha presentato la nuova edizione del libro di Mirce Eliade, Il folklore e le religioni dell'Europa orientale, da Zalmoxis a Gengis Khan. Quindi ha trattato anche dei temi che vedo tu riprendi nel libro perché tu appunto tratti anche un bel po' di tradizioni folkloriche dell'area orientale, romena, transilvania ne parleremo anche di questo ovviamente sì, sì eh, io sono un entusiasta della ricerca per cui eh, i miei confini tenderebbero a non esaurirsi mai ecco per cui sono stato anche in Georgia eh, con l'amico Gubasi Miz, a intervistare i contadini lì io non mi sono imparato la lingua perché è veramente molto complessa <ride> fortunatamente c'era questo PhD che mi, io, mi accompagnava insomma è stato un bel momento oppure anche in Brasile eh, ho fatto delle ricerche anche lì sulle eh, tradizioni con eh, mia moglie che è brasiliana cristiana pignaroviana ecco e da poco ma non come la tua che è molto più organizzata abbiamo una piccola casa editrice che pubblichiamo eh, questi, queste pubblicazioni che si è editrice ecco tra l'altro curioso e una sincronicità nel fatto che mentre tu adesso eri in Brasile le scorse settimane abbiamo avuto ospite un autore di un libro proprio sullo sciamanesimo amazzonico, e adesso è lui là in Brasile e tu sei qui sul canale, ah, sì, credo, questa cosa. o in Perù anzi, però comunque nell'Amazzoni Bene, allora prima di iniziare eh, il discorso vero e proprio, come al solito io leggo una citazione tratta dal, dal tuo libro che andiamo a presentare appunto stasera eh, e ho scelto questo passaggio sulle maschere che mi sembra eh, introduca al meglio la nostra conversazione eh, e leggo. In una concezione antropologica molto generale, la maschera è strumento con cui captare la forza soprannaturale degli spiriti e appropriarsene, utilizzandola a beneficio della comunità. Dal Neolitico, sempre più frequentemente è associata al culto degli antenati, cioè dei morti che sarebbero qui anche da intendersi come demoni della fecondità. Il soggetto umano o animale è il più diffuso, essa deve comunque assomigliare allo spirito sul quale si desidera agire, nascondendo colui che la indossa. Tuttavia la maschera non è travestimento col quale si cerca di nascondere la propria identità personale. L'uomo mascherato non vuole farsi passare per una divinità, ma è la divinità stessa che lo possiede. Le maschere per noi indicano dissimulazione e finzione, qualcosa di incidentale, di esterno, ma per i popoli primitivi e per l'uomo del paleolitico esse appartenevano al mondo dell'esistenza e della realtà. Le trasformazioni non sono pura apparenza, sono reali e autentiche. La maschera nasconde, la maschera spaventa, soprattutto però essa crea una relazione tra l'uomo che la porta e l'essere che essa rappresenta. Dicendolo con le parole di Krause... Non è la magia d'analogia che viene rappresentata, bensì sono i demoni stessi che appaiono, e rappresentano ciò che gli uomini vogliono da loro, e questo atto delle loro facoltà oltrepassa gli uomini. In questa funzione, gli strumenti di mediazione con le energie sottili assumono un valore evocativo. Il personaggio umano che le anima presta solamente nel momento dell'impiego il suo fluido vitale, in sostanza, è l'entità raffigurata che deve entrare in azione. Bene, dopo questa lettura di questo estratto dal tuo libro. Allora inizierei a parlare della maschera e del ruolo in tutti questi riti del folklore europeo e non solo che tu hai analizzato nel libro appunto che stiamo presentando. La maschera è una parte di un apparato più complesso rituale. È uno degli elementi. Maschera, travestimento, danza, eh, ritualità. Eh, direi che sono elementi che si inseguono, che si congiungono e ogni maschera ha un suo significato all'interno di una composizione più eh, ampia, eh, rituale, eh, dove ogni elemento ha un suo significato, una sua importanza e una sua precisa collocazione. Per entrare nel tema eh, bisogna entrare dentro al tema del carnevale e per poterlo affrontare mi sono recato anch'io direttamente nelle tradizioni, nelle manifestazioni, ho partecipato e ho conosciuto e ho condiviso questi momenti con, eh, con le persone. Qui ci sono diversi momenti eh, tra la Val di Fassa con, eh, o, o la Val... Eh, De, la Livina a Longo piuttosto che Benedello, insomma, eh, ma non solo, sono stato anche in Austria, sono stato anche in Portogallo. Eh, le ho inseguite, queste, queste tradizioni mi ci sono calato. Ecco perché eh, le, questo genere di studi non si può affrontare solo nei libri. Eh, bisogna capirlo nel, nel luogo: respirare il luogo, eh, sentire il freddo pungente. Delle 4 del mattino per, per partecipare ai riti o a quelli della, della mezzanotte, ecco per, per capire anche eh, il, eh, il clima, eh, non solo umano, ma anche della temperatura, perché questi riti sono riti invernali. I riti invernali sono riti di auspicio, eh, riti dal, dal sapore paleol paleolitico e neolitico, dal sapore molto antico che prevedevano atti magici perché quegli atti magici per loro erano così concreti perché il loro pensiero era magico che compiendoli avrebbero portato degli effetti sicuri nella realtà in cui loro vivevano e si sono trasportati fino ad ora per alcuni sono delle celebrazioni perché il pensiero si è occidentalizzato, perché è finito il rito, poi estraggono il cellulare e parlano con, eh, con altre persone, ma per altri questi riti hanno ancora un valore intenso che è rimasto quello del passato, atti magici a cui affidarsi per avere ancora... Quella speranza che le cose che vengono compiute durante il rito abbiano effettivamente delle ripercussioni nella loro quotidianità. E... Hai parlato di, giustamente mi sembra di capire, di un archivio fotografico che tu hai eh, sì. messo su in tutti questi anni. Una domanda, così una mia curiosità prima di riprendere la nostra discussione eh, hai mai ricevuto proposte di pubblicazione di questo archivio fotografico immagino notevole che hai messo su in questi 30 oh, anni guarda Marco eh, io ho 5 terabyte di materiale archiviato e dal 1982 io ho circa 3000 interviste eh, ho una vastità di, di materiale eh, veramente grande, anche perché a quel tempo erano materiali che registravo con le cassette, che poi sono state passate le informazioni attraverso insomma, eh, il, gli aggiornamenti in supporti sempre più tecnologici, poi sono passati ai film, per cui è un materiale veramente molto consistente. No, per il momento comunque non ho avuto per okay. rispondere alla tua domanda. Vediamo tua se parte. magari in futuro sarà possibile ah, sarebbe sì, sì. una, una bella pubblicazione. Oh, sì, sì, c'è tutta l'apertura, c'è tutta l'apertura da parte mia. Anche vedremo, perché... vedremo. Eh, ti dicevo, no, non sono geloso delle mie cose. Eh, io le ho raccolte con, con grande attenzione, con grande eh, passione metodo eh, pensa che uno di, di questi queste parti di archivio a partire da avusa di prato carnico fino ad arrivare eh, nella val camonica per quindi tutta l'area dell'arco eh, dell alpino eh, orientale eh, documentato paese per paese frazione per frazione eh, per tutto quello che riguarda la, il patrimonio immateriale, culturale immateriale. Per cui c'è eh, eh, due interviste per ogni, per ogni frazione, per ogni paese. Per cui puoi immaginarti quanto, quanto, è, quanto è lavoro, quanta. Sì, è, mi, è, mi, è... mi ricordo il, il passaggio in cui spiegavi appunto il lavoro di catalogazione per nazione, regione, sì, provincia, sì, sì. valle. <ride> ah, sì, bellissimo, sì, sì, sì. Quindi immagino. È, è così che si. Si capiscono anche bene le cose, la distribuzione dei dati. Io sono, ho iniziato a fare ricerca appunto quando lavoravo in psichiatria e quindi ho maturato un, un, un procedere scientifico, un procedere scientifico con tutti i rigori, i canoni della ricerca scientifica che mi ha portato anche a presentare delle cose in ambito psichiatrico quando lavoravo. Lì in, in Giappone, per cui insomma, eh, un rigore che appunto ha a che fare con, con ambienti dove vengono rispettate delle regole, insomma, nella ricerca. E ecco, visto, no... che, eh, scusa, visto che hai parlato del, del tuo lavoro da, da psichiatra, se non ricordo male, no? nella psicologia, comunque nella psichiatria, sì. ti volevo anche chiedere questa, questa curiosità che mi è venuta appunto conoscendo questa cosa, è eh, tu hai iniziato a interessarti di questi argomenti, di questi riti, eh, perché hai trovato magari dei sogni particolari in qualche paziente che richiamavano eh, certe ritualità che poi hai scoperto indagando. C'è un collegamento tra queste due branche del sapere che tu, in cui tu appunto ti muovi? Beh, diciamo che la psicologia, io sono uno psicoterapeuta junghiano e l'antropologia e la i riti, i sogni, le immagini, i simboli eh, parlano una lingua unica. E quelle che sono, secondo Jung, delle immagini eh, profonde e interiore, interiori sono qualche cosa che si trovano anche in qualche cosa di ancestrale che ha a che vedere con l'intera umanità, un inconscio collettivo. Eh, per cui nella lettura del, dei sogni piuttosto che nella lettura dei, dei riti mi ritrovo e eh, anche così eh, con questi autori a cui mi riferisco, anche ehm, quello appunto eh, delle strutture antropologiche eh, dell'immaginario, insomma vedi che sono delle, delle continuità. Tra la psicologia e l'antropologia che, che si inseguono e che parlano poi una lingua unica. Sì, mi viene in mente, per esempio, James Hillman, Il, il sogno e il mondo infero, un libro sì. fondamentale no, per questa, queste tematiche. Bene, scusa per averti interrotto, per questa piccola curiosità. No, 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 per... ma fai bene, fai bene, anzi, così io ho questo tono di voce da ipnoterapeuta per cui se... se mi interrompi fa altro che piacere così, però dovete sapere che il nostro ospite stasera è, beh, ha voluto essere presente qui con noi nonostante in questi giorni la... avesse avuto dei problemi di voce abbastanza significativi. <ride> Qualche giorno fa pensavamo non si potesse fare questa conferenza, invece grazie, grazie al cielo siamo riusciti a, a mettere a posto questo. bene. Bene, e quindi iniziamo con la presentazione di questo volume, Maschere Divine. È un, una ricerca appunto che matura da un'idea che ci fosse inizialmente nella maschera un rapporto tra l'uomo e ciò che lo circondava, tra l'uomo e la natura. Eh, in una condizione magica in cui la maschera era un tramite tra eh, la comunità, i bisogni della comunità e il creato e tutto ciò che lo circondava, eh, per cui eh, persone preposte a, questo, a questa possibilità di interagire con le forze eh, indomite della natura, in cui erano completamente immerse quel tempo nel Paleolitico, eh, avessero la possibilità appunto attraverso la maschera, di comunicare con gli animali, con l'intero mondo del, del creato, e con magari anche con gli animali che avrebbero dovuto eh, cacciare o con i quali avrebbero voluto comunicare attraverso la loro, la loro anima. E così ho chiamato. Il Paleolitico contemporaneo, questa eh, doppia fotografia, dove c'è da una parte eh, una figura dello sciamano eh, ritratto nella grotta di, di Fumane, di 35.000 eh, anni fa, risale a quel periodo, questa, questa figura, dove si vede bene che sul capo porta delle, delle corna, e ha forse un animale, forse qualcosa in mano. Ecco, c'è a destra una fotografia di un, di un mascherato eh, con, che, che ha in mano un bastone fatto di ossa e con delle corna, anch'esso anch in mano. E, insomma, un po' si, si assomigliano come se qualcosa da quel tempo si fosse trasportato attraverso la cultura e le culture che si sono nel tempo... Sovrapposte, mantenendo forse qualcosa di molto originale che, che si trasporta nel tempo, nei flutti delle onde che appunto portano alla deriva del tempo questi reperti molto antichi. Il libro non è questo ultimo, solo mio, è un libro composito di molti autori e così mi accompagna nella presentazione anche ai diversi autori che mi hanno nel tempo in questo, in questo volume aiutato, sostenuto, e quindi per primo ringrazio Umberto Sansoni, che è un, uno storico, eh, è il direttore del, dell'Associazione archeologica della Valcamonica, Camonica, una persona di grande spicco, cultura, e che crede come me che questa tradizione, eh, appunto, queste tradizioni maturino da una condizione di eh, sciamanesimo archeologico. E quindi, la prima parte eh, appunto, della maschera e lo sciamano è la sua parte dove appunto ha approfondito eh, questa tematica. Qui vediamo alcune delle, delle figure che sono parte. Della, della sua trattazione come il Calderone di Gustrop e altre raffigurazioni della Val Camonica, eh, appunto di cui lui ha ben approfondito. Il cervo non parlerò molto perché mi dicevi che avete già, per cui faccio solamente un'anpassata. Sì, abbiamo avuto ospite l'anno scorso Massimiliano Palmesano che, appunto. Eh, realizzato un libro interamente dedicato alla ritualità del servo del e dell'uomo servo vedo con piacere che l'hai citato anche tu nell'amplissima bibliografia quindi non può che farmi piacere perché Massimiliano è un amico oltre che essere un collega su Axis Mundi un collaboratore e ecco diciamo anche questa cosa una delle particolarità di questo libro che presentiamo stasera è che eh, c'è un indice alla fine dei, dei nomi e delle, dei posti e delle tradizioni che vengono analizzati in tutto il libro, eh, di modo che è molto immediato andare a trovare no, l'argomento specifico che un ricercatore va a cercare, per tipo di animali, per tipo di località, per tipo di eh, rito folclorico che tu studi. Quindi, questa è sempre un'aggiunta molto apprezzabile, soprattutto da chi come, come noi. E magari come molti nel pubblico, anche si dedicano a questo tipo di ricerche. Pur essendo un ti ringrazio anche di questo, di questo elogio. In effetti, gli indici eh, sono molto comodi e utili, perché, se uno sta facendo delle ricerche su una località, o in questo caso una divinità, può subito cercare la pagina e andare direttamente. E, e su volumi di 300 e passa pagine come questo insomma a volte non c'è proprio la pazienza di leggere dall'inizio alla fine e, e quindi aiuta un po' il lettore ecco ehm, 400 ho... pagine però, ah, 400 <ride> <ride> eh, sì dicevo che Matura questa idea dallo studio nazionale, quindi da eh, tradizioni che, che sono appunto in questo, in questo territorio, ma poi eh, ho avuto la possibilità di leggerlo in un ambito più ampio. E allora qui, anche se vedete questa fotografia, vi rendete un po' conto che eh, c'è la rappresentazione appunto la prima dello sciamano più, più, più antico rappresentato di, appunto de, dalle corna e della, del cervo e che fa un po' da eh, filo conduttore con quelle che appunto si possono trovare eh, in, in Europa ma poi si estende la, la possibilità della lettura di altri eh, appunto mascherati da cervo in tutto il mondo, ad esempio qui abbiamo il Messico, questa è la danza del Venado e appunto in questo modo le persone si mettono in comunicazione con l'anima del cervo riproducendone completamente i suoi passi e il suo modo di incedere. La persona diventa il cervo. E, e comunica con essa, c'è tutta una mitologia legata a questa, a questa figura. Qui invece è la Roma, Romania, qua c'è invece è nuovo del, del Volturno insomma, e, e quindi è una, una lettura più ampia, non solamente nazionale o europea, ma una panoramica più ampia. Chiaramente cambiano le simbologie, le eh, trattazioni. Eh, narrative eh, in questo caso diventa teatro in questa parte diventa una pantomima eh, però eh, c'è qualcosa di comune qualcosa un fil rouge che le, comuna, che le comuna che il lettore avrà così il piacere di assaporare tra, tra le pagine ecco i primi capitoli dell'opera praticamente la prima, la prima metà dell'opera appunto è suddivisa eh, a parte un'introduzione sul paleolitico e sull'antichità veramente consistente di questi simbolismi, e di questi riti, eh, ogni capitolo poi segue un singolo animale, una singola zoofania. Quindi c'è il capitolo sul cervo, il cervo danzante dai dipinti rupestri alle tradizioni popolari, c'è il capitolo Il nitrito degli spiriti sul cavallo, di cui ha parlato anche Andrea Casella nel secondo albo di Axis Mundi con una prospettiva astroteologica e quindi collegato alla cosmologia sacra. Vedo che anche tu poi hai trattato un po' anche l'argomento del, del legame tra riti del folklore e osservazione delle costellazioni, degli astri. Poi c'è un capitolo sull'Uro, quindi questo bovino eh, ancestrale dell'Europa importato importato che è giunto in Europa. 30.000 anni fa, se non ricordo male, 25.000 anni fa, correggimi se sbaglio, c'è un capitolo molto consistente sull'orso eh, che abbiamo trattato anche in un'altra eh, presentazione con Antonio Bonifacio sullo sciamanesimo artico e poi c'è un capitolo sulla capra, simbolo di, nut di nutrizione e di fortuna. E dopo questi primi grossi capitoli che occupano metà libro, appunto 200 pagine, eh, Alessandro e i suoi collaboratori... Eh, analizzano eh, tutti i simbolismi e tutte le ritualità eh, che hanno già esposto nei primi capitoli, eh, cercando dei minimi comuni denominatori e eh, poi anche spiegando eh, come il passaggio tra paleolitico e neolitico e poi età moderna, età, diciamo così, cristiana eh, e quindi medievale. Eh, insomma, eh, il quadro che viene fornito è comunque comparativo anche tra le diverse tradizioni, come abbiamo detto. Ed è, è fatto veramente bene perché, appunto, all'inizio ci sono i capitoli singoli per ogni zoofania e poi eh, viene rintracciato una serie di parallelismi e, comunque, di temi ricorrenti che cercheremo poi di snocciolare meglio stasera. E, e qui parliamo, appunto, di dipinti rupestri come. Che è un argomento che tu tratti nei primissimi capitoli, appunto parlando del Paleolitico. Adesso, quando riesci a inserirlo in questo discorso che stai facendo, ti chiederei anche subito: eh, dal Paleolitico e, dal neo e al Neolitico eh, cosa cambia in questo tipo di eh, ritualità e di mascheramenti? La necessità. E il, il simbolo, il rito. Sono una rappresentazione di una richiesta a una qualche divinità per la propensazione di una necessità. Non possiamo pensare che le necessità dell'uomo del paleolitico siano le stesse del Neolitico e quelle del Neolitico siano le stesse del, del periodo storico o del periodo contemporaneo. E ogni. Eh, ogni condizione ha una sua, una sua necessità e gli animali poi sono sempre gli stessi, ma come viene a essere investito la necessità di eh, un, un animale che è un animale da, che viene, viene cacciato piuttosto che un animale di cui si ha bisogno per essere trasportati? O che aiuti nel commercio, o che aiuti nell'agricoltura. Nell eh, per cui l'investimento rituale del, del, degli animali, ma anche di quello che sono gli, gli strumenti rituali di cui le persone si servono: la clava, la bacchetta uno strumento di potere piuttosto che uno, uno strumento magico e, e sono apparati che compaiono e che si trasportano ma di qui eh, cambia il significato o si mantiene addirittura il significato una, un bastone del comando un qualche cosa che, che nasce eh, moltissimo tempo fa ma ma che rimane, rimane eh, invariata la sua, la sua presenza e la sua importanza. Sì, anche, e... anche, anche, io, anche io in un articolo avevo notato questa corrispondenza tra il bastone del comando, la bacchetta delle streghe, e invece quel bastone sciamanico delle steppe eurasiatiche. E penso anche nella Georgia, io ne ho visti in Mongolia, eh, in Kirghizistan, quindi sulla via della seta verso le steppe e c'è questa anche non so il cappello a punta è un altro elemento che tu citi il rituale che poi si ritrova addirittura anche lì nel medioevo stregonesco diciamo così quindi questa è un po' anche la, la, la tesi di Mario Alinei sulla continuità paleolitica mm. che tu conoscerai ovviamente meglio sì, di sì, me forse certo. anche lo, conosci di, lo conoscevi di persona no, e, sì, o Benozzo certo. anche Francesco sì. Benozzo sono due studiosi fondamentali su queste tematiche e questa mi pare anche la tua tesi. Comunque, dal paleolitico, passando per il neolitico, passando eh, per eh, il periodo pagano e poi quello cristiano moderno contemporaneo, c'è una continuità. Eh, ovviamente, con delle distinzioni come dici tu di necessità, però c'è la, la visione del mondo mitico-rituale che è sottintesa e sottesa da eh, non sottintesa e sottesa. Da tutte queste ritualità mi sembra di capire che anche secondo c'è c'è questa continuità eh, dal paleolitico a oggi. Certo, cioè, è chiaro. E le persone vivevano vivono nel, nel territorio e, e la, la continuità delle persone con il territorio dà la possibilità di utilizzare quello che il territorio offre per poter essere divinizzato. Per cui talvolta eh, ci sono delle affinità in posti molto diversi eh, che si nutrono di elementi che sono simili proprio perché nel territorio gravitano gli stessi elementi oppure straordinariamente vengono a essere utilizzati degli elementi eh, citavi il cappello a punta e mi viene in mente che c'è eh, una danza eh, degli Arlecchini eh, della Val Floriana che danzando a cerchio nel momento finale della danza portano il punta del cappello, che è lunghissima a terra. Perché immagino che in questo modo la luce e la potenza del sole possa, con l'indicazione dell'orientazione del cappello a terra. Gravitare a terra e quindi indicare dove in qualche modo deve cadere il sole per irrorare le messi e eh, rendere fertile la terra. E lo stesso viene fatto tra i, i dogon del Mali, la danza del sole con questi enormi copricapo. Che appunto portano toccando a terra. Ma mai un Dogon ha incontrato un contadino della Val Floriana. Eppure eh, parlano con lo stesso linguaggio simbolico, perché la necessità è la stessa: è un mondo eh, che necessita di, alcune, eh, di alcuni eh, elementi, e, e quindi la propiziazione viaggia sulla stessa coordinata simbolica. Bene, ehm, proseguiamo a questo punto, sì, non so se abbiamo le slide, poi io intervengo a caso. Sì, sì. Possiamo... Ecco, quindi l'orso che appunto eh, troviamo rappresentato simbolicamente nelle caverne insegue poi eh, le tradizioni del, eh, di tutta Europa e anche oltre. Eh, qui vediamo eh, la Sicilia, la Russia, eh, la l'Austria e la Germania l'orso è la forza indomita della natura è una forza indomita della natura ma è anche l'animale sacro a Diana è anche l'orsa maggiore visto che parlavi di costellazione ho fatto questo perché era anche questo qui uno dei libri che componeva questo libro finale, è un lavoro di astro-mito-ritologia, cioè la possibilità degli antichi di guardare le stelle e in quelle trovare delle forme legate alle divinità, alle, eh, alle mitologie e quindi di ritrovare quelli che erano eh, gli elementi divinizzati appunto tra, collocati tra gli astri l'orsa l'orsa maggiore eh, era poi parte della eh, della continuità con eh, i riti eh, del tempo dell'anno che venivano appunto divinizzati e venivano rappresentati durante il periodo decembrino e quindi nell'orsa ci sono due elementi cioè o l'orso che viene ad essere ammansito come si vede in questo caso ehm, oppure l'orso che in qualche modo porta fortuna è l'inizio di un nuovo ciclo annuale e infatti in Brasile dove viene portato l'orso nelle tradizioni eh, dagli europei chiaramente perché in Brasile non ci sono orsi nel, in Brasile autoctoni, ma l'hanno portati gli europei, la si chiama La URSA. E pensano che questo nome possa essere una storpietura di qualcosa che viene dall'Italia. E allora c'è una cantilena sì. che loro, che loro eh, fanno durante il periodo di carnevale, dicendo: La La URSA, chi è di nero, che non dai un piranghiero? E eh, appunto accompagnano. In questa questua è eh, l'orso per le sì, strade. Sì. Ah, sì, eh, la L'orso, eh, eh, l'orsa eh, vuole il denaro. Chiede il denaro, e chi non eh, glielo dà, è un avaraccio. Questo e quest... un... poi ne parliamo meglio anche in seguito che tu ritrovi. Ma anche questa cosa ti volevo dire, se, sì. non, se non ricordo male in Brasile l'immigrazione da parte dell'Italia è stata soprattutto veneta, vero? Ci sono delle comunità sì. venete sì. molto consistenti, eh, quindi piace anche questa cosa che tu hai questo filo diretto col Brasile e hai trovato tradizioni poi esportate dal, da, dagli immigrati, probabilmente veneti, non lo so. Sì, 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 proprio così. Soprattutto al sud, nella zona di San Paolo, eh, ci sono moltissime eh, comunità, di, addirittura di mh, paesi interi che vengono dal Trevigiano, ma anche da, eh, da, da qui, dalla provincia di Verona. Ci sono moltissimi che vengono dal, dal Veneto. In quel periodo, a fine dell'Ottocento, dell c'era eh, una grande povertà e quindi sono state... Delle forti migrazioni verso le nuove terre. Ecco. E, e, e quindi e con questo anche le, le tradizioni sono spostate e mescolate. Lì le tradizioni brasiliane gravitano su tre eh, coordinate: quella eh, europea, quella India, e quella del, e quella della, eh, africana E mm -hmm. si mescolano eh, si, creando una. Una, una, una grande commistione. Questo commento che ho messo in sovraimpressione, dovresti leggere anche tu, è la cosa assurda come da zuppotepi è che non penso che gli orsi in Sicilia esistano. Inve mi pare di sì, invece, almeno in epoca storica esistevano. Tu parli nel tuo libro anche di questa sorta di uccisione in massa degli orsi, ma io mi ricordo di aver detto già su Carlo Magno, per esempio, che aveva no, compiuto quasi un genocidio degli orsi. Ti, ti risulta sì. questo? Sì, sono, eh, ho, sono sicuro che in Italia fosse presente l'orso in tutta l'area continentale. In Sardegna, in Sardegna, no. In Sardegna? Eh, in Sardegna non eh, non c'erano orsi. Nel resto d'Italia mi pare così. Pare okay. E tra l'altro, tu nel libro eh, sottolinei una differenza tra l'orsa e l'orso e sì. eh, se l'orso appunto ha quegli elementi di pericolosità di, che va appunto eh, ammansito eh, o allontanato poi eh, l'orsa di contro è, è strettamente legata al simbolismo della madre terra, del grembo eh, uterino no? della terra e tra l'altro proprio la festività di Imbolc, poi Candelora Cristiana che è, si è appunto stata celebrata qualche giorno fa, mi sembra quest'anno, che adesso il 3 o il 4 febbraio. e Comunque e di questo abbiamo già parlato anche sul sito, eh, il fatto che l'orso, l'orsa vada in, eh, in letargo e poi esca al, alla Candelora in bulk celtica, cioè a inizio febbraio, eh, innanzitutto questo, come tu spieghi nel libro, è il simbolo di questa ciclicità annuale e della crisi invernale da cui poi l'orsa rinasce e ritorna visibile dopo l'occultamento invernale, ma sottolinea anche il fatto che spesso l'orsa ritorna eh, nel mondo di superficie con un, eh, con un piccolo, con un cursolo e quindi eh, c'è anche questa particolarità che ovviamente viene collegata no, al, alla non solo alla rinascita del, della natura ma anche proprio alla nascita di nuove eh, generazioni, ecco per così dire. Sì, l'uscita del 2 febbraio dell'Orso è una ricorrenza praticamente che si insegue in eh, in, tutta, in tutta Europa. E, e quindi. C'è una, ci sono in ogni, in ogni eh, parte del appunto europea eh, tradizioni appunto che eh, prevedono che eh, l'orso appunto possa uscire eh, quel giorno dalla, dalla tana, annusare l'aria e decidere se tornare di nuovo dentro alla grotta piuttosto che ehm, che appunto iniziare così a dichiarare la fine del, dell'inverno. E... e poi tra l'altro, come saprai anche tu, nella tradizione canadese importata dai coloni, coloni francesi è la marmotta che sostituisce eh, l'orso, in questa tradizione che la marmotta esce dalla tana il primo febbraio guarda la propria ombra e la seconda che la vedo o meno eh, l'inverno prosegue, oppure eh, è stato anche tratto un bellissimo film con Bill Murray, forse lo conosci, Ground Dog Day, tradotto come Ricomincio da Capo, e è molto bello perché pur nella genere di commedia all'americana, un po' tragica, anche un po' drammatica, eh, sviluppa il tema della ciclicità e del, eh, no, del ritornare sempre, al momento iniziale e, e ho, ho letto questa notizia l'altro giorno che quest'anno eh, in questa famosa cittadina in cui si svolge il film è citato eh, non è uscita la marmotta l'hanno trovata morta nella tana e questo è un, è un presagio abbastanza cattivo effettivamente Mi, ho pensato così leggendo la notizia e, i nostri orsi li troviamo in italia in uh... In diverse parti. In Sicilia, visto che se ne parlava, a Elsi e anche nel territorio veronese c'erano era, due tipi di orso, dicevano gli anziani, l'orso da, da stalla e l'orso da piazza. L'orso da stalla era un era, era quello che poi vedete qui eh, rappresentato. Eh, compariva nelle nelle scenette nelle rappresentazioni molto puerili dove dei ragazzi lo portavano per conoscere essenzialmente le ragazze ecco durante il periodo carnevalesco era il momento in cui potevano corteggiare le ragazze e allora così mascherati con queste cose facevano delle, delle piccole scenette buffe eh, però era anche un modo per portare la vita e l'allegria all'interno della, della stalla un, era un modo per augurare il, il buon anno. Ecco. E invece l'orso da piazza era uno di quelli che eh, appunto rappresentava la possibilità dell'uomo di governare le forze indomite della natura e quindi eh, veniva portato con delle catene e veniva appunto rappresentato eh, come viene fatto anche a Nasserite, questa rappresentazione del... del del domatore del, degli orsi, eh, che è appunto eh, imperversa per tutte le piazze di tutta l'Europa. Ecco. E quindi, un altro animale importante per, per appunto le rappresentazioni carnevalesche, è il cavallo. Io ho scelto quel, quel, quella parte della zoologia. Eh, rappresentata nelle grotte dove ci sono delle continuità con gli animali presenti nelle mascherate invernali e così da Lascaux eh, ci trasferiamo così in altre parti d'Europa dove appunto eh, il cavallo è la rappresentazione di che cosa? Beh inizialmente era la rappresentazione di ciò che poteva essere cacciato perché insomma è un animale comunque che ha una buona quantità di carne ecco quindi eh, rappresentava l'abbondanza, poi diventava la possibilità, come dicevamo, del trasporto, della possibilità di commercio, eh, ricordiamo che gli antichi veneti erano dei commercianti e avevano una grande affinità con eh, appunto eh, l'ammansimento e il dominio attraverso anche il cavallo. Ma il cavallo, vedete qui, in questo caso romeno, come in altri casi europei, è una rappresentazione della fertilità, è una rappresentazione fallica, ecco. e quindi cambia la sua, la sua struttura. Eh, ad esempio, sul cavallo è ancora un altro tipo di, di rappresentazione, perché le rappresentazioni non si, simboliche non si esauriscono con il carnevale. Si inseguono anche nelle pieghe delle tradizioni popolari, nella, ne, ad esempio, nella gastronomia. Eh, il primo di novembre, in eh, Val Gardena, i eh, tut e la tuta, cioè il padrino e la madrina, eh, regalano ai fiocci, ai, fi, ai figliocci, eh, il chaval e la gialina. Il cavallo e la gallina è una rappresentazione di due cose, della possibilità di dare di consegnare gli elementi di fertilità ai loro eh, successori perché possono continuare e mantenere la vita della comunità, ma sono anche due animali che hanno a che vedere con gli aspetti legati al mondo dei morti. E quindi è un inseguimento tra la vita e la morte, la rigenerazione, eh, passato attraverso simboli eh, rituali. Tu parli anche dei calusari, calu calusari, come sì. si dice così? Romani, calusari, sì, sì, Caluciari, calus sì. Che significa cavallini? Sì, è questa... sì fraternità iniziativa maschile di cui abbiamo parlato anche appunto con cornelio cicor oria cornelio cicortas che menzionavo prima eh, il cavallo a parte le implicazioni appunto come dici te legato al mondo octonio dei morti eh, e quindi animale psicopompo sacrificio del cavallo anche qui ne parli ampiamente nel libro e eh, che lo ritroviamo sia tra gli indo europei che tra le popolazioni delle steppe eurasiatiche eh, poi, anche in Italia, nella Grecia antica, il sacrificio del cavallo c'era quello a Marte e quello a Poseidone, eh, c'erano appunto queste implicazioni anche guerresche, anche legate eh, allo scuotimento dei terremoti, del, dei maremoti. Eh, quindi, un animale che ha una zoofania che ha tantissimi lati simbolici. Eh, all'interno di questi rituali e eh, mi ricordo anche che tu parli di quel, eh, quella figura del folklore gallese eh, di cui adesso non mi ricordo il nome ti chiedo di aiutarmi eh, che appunto c'è anche qui la questua casa per casa con lo scheletro di, di cavallo eh, sì 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 eh, il cavallo è praticamente eh, un, eh, uno degli elementi eh, direi più interessanti proprio perché la declinazione va appunto dalla, eh, dalla guerra, no? l'ecus eh, di ottobre, il, il, le possibilità appunto rigenerative, ma anche visto che mi parlavi dei, dei calusciari, calul vuol dire il cavallo, eh, sono quelli appunto che Ehm, rappresentano eh, il, la continuità e si identificano con le forze appunto rigeneratrici dei, dei cavalli romeni. E, ma queste danze hanno anche una, una, eh, un significato di guarigione, il danzare intorno a uh, un malato. Eh, voleva dire dargli tutta la forza per potersi eh, riprendere e il malato poi era al centro sdraiato tra questi che danzavano e appunto per effetto magico effettivamente talvolta stava anche stava anche meglio e eh, mi ricordo di essere stato qualche anno fa in sardegna in un piccolo paese che si chiama Uniferi e lì c'era una danza invece femminile eh, per le persone che venivano punte dal ragno violino che è eh, la, la vedova nera e le, chi danzava intorno al malato erano eh, vedove vestite di nero e davano un certo tipo di impressione chiaro un già che era sofferente che si ribatteva per appunto la, 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 la puntura della, della, del ragno aveva queste crisi epilettiche queste che danzavano eh, intonando una canzone lugubre macabra eh, che appunto eh, in maniera circolare rappresentavano intorno a lui ecco erano modalità chiaramente simboliche perché chiaramente le vedove nere eh, danzano intorno alla persona morsa dalla vedova nera per cui c'era una continuità e non potevano essere altro che vedove e vestite chiaramente di nero eh, che facevano questo tipo di rito. Eh, quindi c'era una, una continuità tra l'aspetto la, la, simbolico, la rappresentazione, eh, la malattia eh, o l'invocazione talvolta anche della divinità eh, eh, richiesta per potersi occupare della, eh, della, della guarigione o della, della richiesta specifica che veniva in qualche modo inoltrata ecco, quindi si arriva quindi agli eh, uccelli e qui c'è un amico giorgio danese che mi ha aiutato per fare questo, questa parte del lavoro e, e quindi anche qui ci sono moltissime tradizioni noi vediamo questa che è spagnola qui invece siamo in Austria e queste sono le perste masche che appunto eh, sono delle, mh, delle figure eh, che hanno a che fare con, con eh, degli aspetti eh, mitologici eh, Pershten, perchta berta eh, la berta che filava eh, ci sono tutta una serie di continuità eh, tra il mondo germanico e il mondo eh, latino dove eh, appunto eh, queste divinità l aberta, l aberta, son, eh, la aperta la perusta la perusta viene anche chiamata perusta eh, sono divinità degli animali vengono chiamate le divinità appunto degli animali che poi diventano in era agraria le divinità del, della propiziazione della, dei raccolti e, e sono appunto elementi eh, vaga, che rappresentano nell'antichità più remota il contatto con il mondo sciamanico perché gli uccelli sono quelli che volano eh, sono gli esseri che volano più alti di tutti e quindi sono più a contatto con, con le divinità e quindi eh, lo sciamano molto spesso anche in Siberia eh, si traveste da, da uccello per avere appunto questo, eh, questo più facile contatto con il mondo divino cosa che comunque viene anche conservata qui invece siamo in Sud America eh, e nel, eh, nel, nel Perù e appunto si vestono ancora eh, da, da uccelli e le stesse rappresentazioni vengono eh, ancora rappresentate sono ancora rappresentate nelle, nelle grotte tra eh, l'altro ma... anche sull'isola di Pasqua a Rapanui c'era cioè un... in antichità un vero e proprio culto dell'uomo uccello con queste rappresentazioni no, di questo essere terriomorfo che si pensa che sia l'iniziato che si traveste da, da uccello anche. Eh, non si sa però se è in qualche modo connesso alle, alle popolazioni peruviane e continentali perché essendo sull'isola di Pasqua lì ci sono dei pareri contrari sembra che la tradizione dell'isola di Pasqua sia più simile a alcune tradizioni polinesiane che anche lì prevedevano questi travestimenti poi mi è venuto in mente anche così parlando la danza delle gru nell'antica Creta eh, che seguiva un movimento spiraliforme eh, e e anche il fatto che le gru, i cigni, le oche, questi uccelli migratori sono anche connessi simbolicamente al passaggio tra i due mondi, no? La migrazione che avviene durante la stagione invernale, quando appunto secondo queste tradizioni il confine tra il nostro mondo e quello degli spiriti e dei morti si fa più sottile, no? Tutti questi miti legati anche a questi elementi simbolici degli uccelli. Sì, certo. E. Gli elementi simbolici che continuano ancora nelle rappresentazioni eh, anche eh, dell'Est eh, dell Europa eh, e che si trovano in, eh, sì, appunto nelle mascherate, eh, che, eh, i cuccheri eh, e i cuccheri. Eh, ancora oggi eh, rappresentano insomma e, della Bulgaria i cuccheri della Bulgaria e qui eh, con l'aiuto eh, di un altro eh, ricercatore, appunto eh, Francesco Tommasi eh, dell'Università di Verona. Abbiamo portato avanti il lavoro sul, sulla capra, un altro elemento appunto rappresentato nelle, nelle, nelle grotte del, del Paleolitico. Qui ci troviamo in Romania eh, piuttosto che, che in Austria, eh, dove appunto eh, questo genere di, di mascheramento viene chiamato in italiano, tradotto in italiano, eh, Avena capra, eh, cioè la capra si nutre di avena, eh, ed è metterlo insieme, le due, i due nomi, la capra e ciò di cui si nutre, è in qualche modo eh, protettivo e, e circolare l'uno del, dell'altro, insomma. Eh, in tedesco si chiama Eben Geist. Capra che è presente anche nel territorio veronese. Questo è un libro che scrissi qualche tempo fa a Bardolino, eh, un paese turistico, rinomato e conosciuto in tutta Italia, eh, sul lago di Garda. Conservava però, conserva, però tradizioni che sono molto antiche. E questa è la capra dove la persona passava eh, di casa in casa vestito con appunto un vecchio mantello e, e questa radice eh, che voleva assomigliare alla testa della capra e cantava una canzone che era la canzone del bertoncelli eh, la capra del bertoncelli di buona cornatura eh, e poi così passavano eh, intorno al tavolo augurando il, eh, il buon anno eh, perché noi pensiamo che le tradizioni carnevaresche devono esaurirsi nel periodo tra il 6 di, di gennaio o il 17 di gennaio e, e, la, e la quaresima, però il periodo più tradizionale era invece tra il 25 di dicembre. Era, coincideva insomma con, con il Natale il, il, il periodo più eh, arcaico di questo tipo di manifestazione ma insomma non era molto utile che questo avvenisse durante, eh, il, eh, con l'avvento la, del cristianesimo per cui si è spostato tutto al periodo successivo ma in alcune località e quindi anche a Bardolino c'è una certa confusione da questo punto di vista. C'è questa capra dei bartoncelli che, che, che passava anche a Natale, ecco, e allora siccome il parroco non piaceva tanto questa cosa, a un certo punto passava sia la capra dei bartoncelli che anche una, una sorta di, di teatra, teatro religioso con... E appunto, la Madonna, Giuseppe e Gesù Bambino che, che arrivavano. Per cui c'era questo passaggio di, di vecchia e nuova religione che si alternavano tra le case dei, dei Bardolinesi. Ecco. A questa tematica, che a cui accennavi te, dei 12 giorni tra Natale e l'Epifania, ne parlavo qualche settimana fa sul canale Lexicon Symbolorum, presentando l'albo annuale di Axis Mundi, appunto dedicato alle feste di fine anno e appunto l'ipotesi che, che avanzavo è che queste antiche celebrazioni appunto dal momento in cui dall'avvento del cristianesimo si siano ramificate in quelle appunto natalizie quindi sacre e in quelle carnevalesche appunto profane quindi una separazione degli elementi che potevano essere cristianizzati come no, il Natale, la rinascita eh, del, del Dio e tutto quanto. E, però già anticamente, pensiamo ai, ai Saturnali, ai Romani, eh, le vere feste della crisi sostanziale di fine-inizio anno eh, eh, avevano tutti quegli elementi anche carnevaleschi che appunto il cristianesimo, non sapendo, non potendo includere no, nelle proprie festività, li ha, come, come hai detto tu, rimandati. Successivamente, ecco, successivamente al periodo sacro, diciamo così, sì, eh, devi sapere che è un momento di grande confusione quello del momento del passaggio. È un momento in cui si cerca in qualche modo di, di convertire con elementi simbolici che in qualche modo corrispondere, a elementi che in qualche modo si devono ritrovare nella nuova nella piega della nuova religione. Parlando con un, con un missionario, lui mi diceva appunto che è di ordinaria amministrazione che quando si arriva in un posto che non è ancora cristianizzato, si chiede quali, quali funzioni ricoprono le, le divinità locali, quali elementi protettivi siano e si cerca in qualche modo di farli coincidere con, con quelli della nostra religione, il quale santo corrisponda, e questa cosa la vedi benissimo eh, nel, eh, in Brasile, lì è estremamente è palese la cosa, insomma, anche perché eh, è, è, è moltissima presa la religione Umbanda, che è la religione appunto eh, della, eh, Yoruba eh, della, de, di cultura Yoruba della, della Nigeria, e, e quindi eh, ci sono i, i santi che sono eh, i santi cristiani che sono l'esatta tra, tra, traduzione di quelle che sono le divinità eh, precedenti. E quindi c'è un'estrema commistione è come una sorta di medioevo nostro, no? ancora mm -hmm. a, allo scoperto, perché non è ancora completamente passato il la, traduz la traduzione nella nuova religione e quindi c'è la, la presenza di entrambe ancora con il vecchio e il nuovo culto in qualche modo in fase di, 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 di modificazione. Se, se non ricordo male nell'area brasiliana è particolarmente sacro San Giacomo, Santiago, no? che, sì. San Giacomo che viene chiamato Tiago in sì. Brasile, che viene connesso alle, alle, al vento, alle tempeste, ricordo male? Mm. Poi sì, eh, c'è eh, Santi Cosma e Damiano sì. eh, che appunto hanno un'origine molto antica. Perché eh, Cosma e Damiano eh, sono la Abbiamo tradizione... pubblicato un articolo su Axis Mundi su questo argomento di una collaboratrice, che è legato al culto di Priapo, vero? Sì, dei Dioscori, gemelli di Oscar. Sì, sì, anche sì. E, e, e quindi. Eh, e quindi diventa una, una traduzione di eh, appunto eh, una divinità africane che sono poi bambini, bambini eh, morti, poi sono bambini, che eh, però sono allegri eh, e portano i dolci, come da noi porta, portano i dolci, la befana, il babbo natale, e ecco, loro portano i dolci Cosma e Damian. Eh, mm. E quindi, quando nelle, eh, nelle celebrazioni umbanda che ho avuto modo di frequentare, le persone incorporano gli spiriti di Cosme Damião eh, si comportano come dei bambini eh, festosi che fanno gli scherzi, che, eh, che danno i dolcetti. Ecco, nella festa di Cosme Damião. Eh, si danno i dolcetti perché sono i bambini che, che li portano. E così Nadia Segala, che è una collaboratrice del, del libro, eh, ci ricorda eh, della tradizione di eh, Mary Lloyd, no? quella di cui parlavi tu prima, mm. con quel grosso teschio di, del cavallo. Ti ringrazio Nadia per essere <ride> sempre presente. Mi anch'io eh. per ringraziare e per salutarla anche. È precisa, sempre precisa e puntuale. Preziosa collaboratrice. E, e dunque, ecco. fa, fammi dire un, una cosa di cui che mi è venuto in mente parlando, e anche perché si ricollega a un articolo pubblicato sul sito di Axis Mundi e poi sull'albo annuale, appunto sulle feste di fine anno. È un articolo di Federica Zigarelli, nostra collaboratrice, che parla della funzione retributiva di determinate eh, figure del folklore. Come il più famoso Babbo Natale, ma anche altre più antiche dell'area germanica, dell'area, eh, per esempio, anche i Krampus. Eh, quindi questi cortei. Eh, sono legati in qualche modo ai bambini, eh, ma come dici tu, in alcuni casi, proprio i, bam, i bambini stessi interpretano la parte dei demoni o dei bambini nati morti, dei demoni si degli spiriti, insomma, della, della fertilità, e, e, e però anche dei, dei morti, perché è certamente connessa questa. Questi due lati, no? e, eh, e da cui anche le, mh, le processioni no? dell'Halloween eh, anglosassone, che ovviamente deriva da Samain, eh, o tutte queste processioni di bambini che interpretano questa torma fantasma no? di spiriti, ma anche di demoni della vegetazione, eh, ed è strettamente connesso questo tema a quello che Mirce Eliade chiamò il complesso cultuale del visitatore cioè queste eh, processioni, eh, queste pantomime perché passano di casa in casa, appunto, come nel caso anche gallese del, eh, dell'esempio che ha ricordato Nadia, appunto, di, di Marie Lluid, eh, che c'è questo elemento della questo, queste processioni chiedono qualcosa, se no non se ne vanno, se no fanno dei dispetti, eh, come, come in Halloween chiaramente. Eh, C'è però questa idea che eh, rappresentino queste, no, eh, le processioni de dei morti o degli spiriti invernali che devono essere allontanati per poter eh, permettere la rinascita del della natura, l'arrivo della primavera, ma anche in senso più, in senso più eh, esoterico forse il rapporto tra i vivi e i morti. No? E quindi ci sono vari piani del discorso che... Eh, si vanno a incastrare anche in questi e tu parli come queste, no? eh, queste tradizioni rituali, queste pantomime rituali. Ed effettivamente le troviamo in un'area diffusissima, per esempio, addirittura in Estremo Oriente ci sono, in Cina e in Giappone, eh, sempre al periodo della crisi invernale, della crisi sostiziale invernale, eh, troviamo sempre questo questi elementi che Eliade chiamava appunto il complesso culturale del visitatore, perché appunto si attendono in questi determinati passaggi del ciclo dell'anno, no, in cui eh, tu usi questa frase che eh, riassume idealmente questo concetto, eh, generare il caos per ritrovare l'ordine. Ed è una frase, un concetto con cui si può riassumere la grandissima maggioranza di questo tipo di rituali. Eh, lo stesso Eliade appunto analizzando tutti questi riti queste tradizioni vi ehm, vedeva un eh, ritorno al caos primordiale alla fine dell'anno e eh, prima dell'inizio dell'anno successivo quindi è come se l'anno vecchio fosse già morto ma l'anno nuovo non fosse ancora nato e quindi questi 12 giorni tra Natale e l'Epifania sono quelli che venivano chiamati in Irlanda e eh, in Scozia oltre giorni cioè una quantità di giorni tra l'anno vecchio e l'anno nuovo che non appartengono né all'uno né all'altro, quindi un ritorno al caos primordiale. Ma da questo caos deve rinascere l'ordine tramite una serie di rituali apotropaici, eh, analogici. Poi tu, ovviamente, tu e i tuoi collaboratori analizzate eh, ognuno di questi di queste celebrazioni singolarmente, però eh, nella seconda parte del libro mettete ben in, eh, sottolineati insomma come ci siano dei pattern eh, molto precisi che ricorrono in tutte queste celebrazioni sì direi che è la complessità è, è difficile eh, non riuscire ad associare elementi che in qualche modo si inseguono All'interno di, eh, di una condizione eh, che è rappresentativa di un tutto. Eh, per cui ogni qualsiasi elemento ne richiama sicuramente un altro, e le, associ le catene associative potrebbero veramente non estinguersi, non estinguersi mai. E attualmente esistono come sai, due. Due forme interpretative, quella di tipo generalistico e quella di tipo storico, e più eh, incline all'analisi di, di elementi individuali delle comunità che si devono in qualche modo concentrare su un solo, su un solo elemento eh, ogni volta. E è difficile poter. E non poter in qualche modo lasciarsi trasportare da, da possibilità associative come stiamo facendo questa, questa sera. E anche perché sono estremamente palesi. E tutto il lavoro è fatto in questo modo, eh, attraverso un'analisi comparativistica, ma con, non con esempi spuri di. Eh, eh, di, di, di rappresentazioni ma con statistiche di rappresentazioni per cui l'elemento dei vestiti bianchi che noi adesso vediamo qui in una fotografia di Benedello, dei lacchie di Benedello che danzano intorno al fuoco è, è il vestito bianco è un, un vestito sacro in, che si rincorre in tutta Europa fino, fino ad arrivare in Russia eh, rappresenta il, il divino rappresenta il mondo degli spiriti dei morti ed è, ed, è che sia, ed è normale che sia così perché il bianco è il colore, è il colore delle ossa e quello che in qualche modo rappresenta il colore della morte per cui è, non è difficile poter dire che solo il colore bianco bisogna analizzarlo contestualmente nei carnevali di di Benedello, ma eh, queste sono quisquiglie che di cui si occupano eh, le, gli antropologi, ne fanno delle grandi discussioni. Tornando quindi al nostro lavoro qui, eh, vediamo in questa, in questa immagine i culti del sole e eh, i riti solari, sono riti che appunto emergono durante il periodo Neolitico. E vengono rappresentati nelle, ehm, nelle, nelle incisioni rupestri eh, in tutta Europa, e in diverso modo, ecco, ma alla fine che cosa rappresentano? La circolarità, eh, la necessità, appunto che questo grande sole che loro venerano, che viene appunto invocato, possa raggiare così bene le messe per fare in modo che tutta la comunità si possa sostentare Un altro elemento appunto del Neolitico è la comparsa dell'aratro, eh, del carro eh, e viene divinizzato anche nelle, nelle costellazioni, eh, l'orso maggiore, il carro, eh, in inglese Trittolemo. anche Trittolemo e l'aratore. E poi tra l'altro mi ricordo visto che hai parlato di, di aratro che è un altro degli elementi no, eh, che, vien, che viene usato in alcuni di questi riti in cui ci sono delle gare tra giovani che trascinando l'aratro sulla terra eh, 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 creano questo stridore molto potente. Questo è un altro elemento che ho trovato in tutte le tue ricerche, l'elemento del, del frastuono, del baccano no, sì, che sì. fa questo... Que che fa queste torme no, di questuanti di fine anno oppure che in questi riti come il trascinamento dell'aratro, queste gare, c'è sempre questo elemento del baccano eh, che viene utilizzato no, per, mi sembra di capire, sia per eh, mostrare appunto l'elemento pericoloso, l'elemento eh, no, fatale di, questi, di queste torme, fantasma di spiriti o di demoni de della fertilità ma anche poi viene usato contro di essi per allontanarli sì. come quando tra l'altro in tantissime tradizioni eh, anticamente quando si verificava un'eclissi di, di sole o di luna eh, si ritrovavano tutti a battere sulle pentole no? eh, per creare questo frastuono per allontanare le forze del caos e, del e dell'oscurità ma anche per eh, richiamare l'erba per invocare mm. la crescita del, eh, della, della vegetazione. Era invernale, durante l'inverno era addormentata era normale, è arrivata la primavera, che dovesse essere risvegliata. Per cui, eh, chiamare l'erba. Eh, nelle, nelle valli del, del Bresciano appunto viene, viene detto detta così chiamare l'erba chiamare marzo e in, nelle valli cimbre di asiago viene chiamato scella marzo scella marzo, marzo e i, i ragazzi scendono con dei campanacci lungo i declivi scuotendo i campanacci se non so se lo fanno ancora ma fino a qualche anno fa lo facevano appunto per chiamare l'erba perché doveva essere risvegliata e doveva come, essere... come anche il salto, no? il salto è un altro elemento ricorrente, il salto verso sì. l'alto che sì. sta a sottolineare la, la crescita verticale della vegetazione. Il salto, anche i, i giganti, anche i... una delle interpretazioni dei giganti, poi ce ne sono diverse, mm -hmm. eh, anche i trampoli. Tutto ciò che è alto esatto, sì. è una rappresentazione di quello che si vuole in qualche modo richiamare simbolicamente la rappresentazione. Qui, a proposito di rappresentazioni simboliche, è la ratura rituale. Questa è una, è una cosa che un po' mi inorgoglisce, insomma. Eh, sono quelle originalità che fanno parte del processo di ricerca che mi ha portato. Nel 2006 anzi nel no, 2005 a fare un, una valutazione. Stavo facendo questa ricerca eh, qui a Verona eh, su un carnevale di cui parlerò fra un attimo. E veniva fatto una ratura rituale. E io, in quel periodo, sono stato. Um, in uh, Valcamonica, e lì ci sono questi pitoti, pitoti sono queste raffigurazioni eh, delle eh, che, rupestri che loro chiamano così Valcamonica, nel loro dialetto. E, e ho detto: ma guardate, questa cosa del lanciare il grano nella neve e arare, eh, e arare la neve, che sembrerebbe un atto un atto folle in realtà è un atto rituale e guardate ci sono delle, delle scene di aratura rituale quindi ho fatto ho iniziato ad avere de, del, delle intuizioni rispetto a, a questo a questo quest elemento e di aratura rituale ce ne sono in tutta Europa eh, questo è in eh, provincia di bolzano qui in sardegna e ed ecco qui il libro che scrisse a quel tempo, che è l'inizio delle mie ricerche, anche se poi lo presento alla fine perché eh, l'inizio delle ricerche erano culti eh, neolitici, invece poi sono, mi sono spinto all'inizio del libro a, a trattare dei culti, culti paleolitici arrivando fino all'età più recente. Ecco, quindi la vegetazione, l'inneggiare la vegetazione il vestirsi di foglie, il rappresentare gli alberi, l'incitare eh, le forze della, della vegetazione, mettendole sui cappelli eh, oppure appunto eh, facendo delle grandissime statue che poi vengono ad essere portate nelle, nelle, nelle feste. Beh anche la, la statua di Vimini, di cui già parlava Giulio Cesare tra i Galli, no? l'uomo di Vimini, che appunto viene bruciato con dentro tutti i capi animali, prigionieri di guerra, da cui poi il film The Wicker Man, famosissimo film degli anni '70, che mostra questi elementi rituali pagani, tra cui anche la Morris Dance, mostra i danzatori che uniscono le spade. Eh, simulando il decollamento, no? la decapitazione, ci sono tutti degli elementi, il, eh, quello che viene eh, ritualmente ovviamente decapitato per finta e poi ritorna in vita, ci sono tutti questi personaggi che se vai nella slide precedente ritroviamo appunto anche, ne abbiamo parlato, eh, ne abbiamo parlato anche di persona nei carnevali eh, veneti, quello di Cerna, cioè il, il, il bello e il brutto, che sarebbero queste due... Categorie che compiono queste battaglie rituali, no? per, ne abbiamo parlato anche con Centini qualche settimana fa, parlando di benandanti, malandanti, eh, le, le percia, come dici tu, le percia belle, brutte, i eh, giovani e, e gli anziani, cioè, e, e, e i vecchi. C'è sempre questa dicotomia tra gruppi che si affrontano in questo tipo di pantomime, e poi c'è quell'elemento lì, il matto. Eh, e il matto è anche spesso una sorta di uomo-donna, no, è un uomo vestito da donna solitamente, eh, quasi forse a eh, racchiudere nella sua figura il, la coincidenza oppositorum, cioè delle due schiere di opposti. E il matto è questa figura fondamentale che mi pare di capire che tu rintracci in figure similari in carnevali più recenti, come quello dello zingaro. Sbaglio mm -hmm. e questo zingaro che porta con sé l'orso addomesticato sono un po' due immagini di quello che un tempo era il matto, l'uomo selvatico. Mi sembra di capire, mm -hmm. però vengono anche qui un po' separate in due: cioè, l'orso, eh, ovviamente, quella forza brutta, fatale da tenere a bada, e lo zingaro eh, che fa o il domatore, no, in altre, in altre carnevali. che eh, lo domestica, che, no, che rappresenta la parte un po' più razionale, però originariamente mi pare di capire che anche la figura dell'orso e l'uomo dell selvatico fossero sovrapponibili. Per esempio, nella tradizione già menzionata della Candelora, eh, in alcune parti del, dell'arco alpino è l'uomo selvatico che si ridesta dal letargo e esce in superficie. L'uomo loro... selvatico è un, un primordio, è una figura ancestrale, è una, figura ancestrale che è, un uomo... è una condizione mitica rappresentativa di un elemento precursore e generativo delle figure o animali o vegetali per cui ci sono degli uomini selvatici eh, che appunto eh, teatralizzano e eh, rappresentano le, le condizioni animali e le altre invece di tipo, di tipo vegetale. E, e poi nel tempo e nella storia si trasforma, si modifica, eh, prende delle, delle pieghe eh, completamente diverse diventa l'onservarek, diventa il salvanella, diventa, ehm, diventano condizioni locali e ogni condizione locale lo adatta alla propria comunità e può diventare anche eventualmente il matto, ma il diventare il matto è una condizione essenzialmente medievale, già il carnevale eh, nella condizione dei primordi è già, è già concluso. E perché già il cristianesimo ha operato una condizione di dimitizzazione della condizione stessa, svalutandolo e dando eh, qualche cosa di, di, eh, da bambini, divenendo qualcosa da bambini, qualcosa di folle, qualcosa di eh, aberrante, diventa, quando diventa medievale diventa il re per un solo giorno mm -hmm. che diventa il folle portato sulla, sul, sulle spalle per eh, sul trono eh, appunto per il giorno di carnevale ecco per cui è una fase di dimenticazione della, della condizione carnevalesca più antica io ho anche scritto un articolo io riguardo poi te lo manderò appena finita Grazie. la diretta e eh, eh, e mi sembra di, dall'analisi poi che fece al tempo, mi pare di vedere nel matto, nel giullare, il, una sorta di aggiornamento, come dici tu, medievale di figure liminali, più antiche, e a dimostrazione di ciò mh, avevo eh, messo a corredo dell'immagine un bel po' di eh, foto iconografiche che mostrano come il giullare e il matto fossero rappresentati con delle appendici. Eh, animali come le orecchie asinine, eh, i bargigli del gallo, oppure vegetali, quindi eh, una sorta di commistione tra gli elementi antropomorfi e quelli eh, naturali, vegetali e zoomorfi, eh, quasi appunto come se nella sua figura, e poi anche il, il, la marotte, il bastone del, del matto del giullare con la sua faccia eh, su, su, all'estremità del bastone che è identico a quello già menzionato degli sciamani o delle steppe eurasiatiche che appunto spesso ha un volto eh, di, di demoni che sarebbe l'alter ego dello sciamano oppure il, una testa di cavallo una testa animale quindi anche qui eh, ci sono un bel po di collegamenti anche in zone geografiche molto lontane e invece sul, sul qua vedo le foto parlando di culti arborei eh, si può mettere in relazione all'uomo selvatico l'uomo vegetale, il green man, e anche qui è un, è un simbolo che troviamo nelle chiese medievali, anche eh, come elemento appunto eh, di, mh, ricorrente, soprattutto nelle, nelle chiese in Inghilterra, nella zona celtica. Già, della zona celtica, poiché anche Verona aveva un influsso di continuità con queste popolazioni eh, mi piace tornare all'idea di parlare un po di questo carnevale di cerna da qui sono partite un po tutte le, le mie ricerche il bello e il, e il brutto eh, sono due elementi che poi come dicevi eh, sono teatro di tutte le parti delle, delle mascherate europee insomma è molto diffusa questa questo elemento e a Cerna c'era una tradizione molto particolare I, i belli erano erano ragazzi che avevano questa, questa possibilità di comparire vestiti da bello che insomma per preparare per questi, questi, questi vestiti ci impiegavano eh, settimane le, le donne e, e li confezionavano nel più segreto delle del, del, del loro, del loro stanze, delle loro case, li addobbavano con tutto quello che di più prezioso c'era. In casa, e così anche le zie, le nonne, tutte erano lì molto indaffarate, a, ognuno a dare un centrino, un pizzo, un qualcosa che veniva magari anche da lontano, proprio perché fosse il più bello. Pish. Questa era la condizione della, della preparazione della, del vestito, e, ed erano dislocati questi ragazzi in un paese che è composto da diverse frazioni. Sono una decina di frazioni, micro frazioni e quindi alla mattina partiva un cavaliere andava a recuperare e a fare un corteo di queste mascherati da bello e arrivavano in fondo al paese e da lì il corteo in processione arrivava fino al centro della piazza e lì tutti erano assiepati a vedere l'arrivo e con grande entusiasmo aspettavano questi belli che arrivassero insomma al centro della piazza e cominciavano a danzare c'era la manfrina, la mazurka, c'era tutta una serie di, di, di danze popolari e i shotis erano... Eh, viene da scottish danze che insomma che si erano in qualche modo eh, confezionate nel corso del tempo nel territorio veronese e danzavano fino a che a un certo punto dalla parte opposta del paese non arrivavano i brutti e i brutti erano erano veramente brutti eh, avevano eh, sembianze talvolta mascherati da animali, da eh, inversi, cioè avevano dei costumi rovesciati ed erano, avevano tutta la paglia dentro ai vestiti per sembrare più grossi, deformi. e deformi. E su un carro, il carro matto, per quello che il libro è il bello, il brutto e il matto, eh, arrivavano anche eh, mascherati e vestiti di nero che loro chiamavano ascari perché dopo la seconda guerra mondiale che appunto c'era stata la colonia in Africa e gli ascari erano appunto neri in Africa e quindi questi erano rappresentati chissà se all'inizio prima della seconda guerra mondiale avevano a che fare con delle figure inferiori viene in mente anche quel personaggio del folklore olandese, mi sembra, Pierre il, il Moro, che è forse è una di queste trasformazioni, appunto come dici tu in senso etnico, da invece figure archetipiche che, che come il Krampus, che erano neri perché appunto avevano questo elemento inferoctonio. Eh, e ora dalla parte posta del paese e interrompevano la danza dei belli. E disturbavano, eh, avevano magari, facevano anche degli scherzi. Avevano il, peni, il, il pitale, e col pitale e un po' di, 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 di cioccolato, di terra, sporcavano la faccia delle persone. Insomma, eh, degli e quindi disturbavano. Eh, facevano anche un gran baccano con i campanacci di cui si parlava prima per risvegliare, e arrivavano anche con, con l'aratro. E, e poi a un certo punto per aver disturbato fatto confusione eh, anche perché poi con tutta questa eh, questa paglia che avevano nei vestiti che appunto graffiava il corpo tornavano dove erano partiti e così il, i belli potevano continuare a danzare simbolicamente questo aveva una sua una sua funzione era il bel tempo la rappresentazione del bel tempo che veniva a essere interrotto dal brutto tempo invernale e che, però, il brutto tempo invernale doveva finire, doveva passare, doveva dare di nuovo lo, lo spazio e l'agio al tempo estivo e quindi ripercorrersi quel tempo di buon auspicio di cui parlavamo prima. Ecco questo è un. Così, un, uh, un relitto tradizionale che si è conservato fino a poco, pochi anni fa e che poi ora è tramontato. Nuovamente. Quindi, adesso non, non esiste più questo carnevale di Cerna? Mm, I ragazzi di Cerna, che attualmente sono credo una ventina, penso che quest'anno facciano un. Uh, un carro allegorico che sfila per le piazze per le strade della città con quelli che fanno rumore e tutto il resto no? Ho capito. Eh, quindi diciamo così. che si è un po' eh, appiattito sul, sì. no, sul, sì. Aviamo, sul avrebbe avuto qualcosa di speciale da raccontare e invece si è adeguato ai tempi ma sai sono dell'idea che prima o poi magari torni perché quello mm. che è il destino del carnevale di Cerna è stato che eh, era in auge prima della seconda guerra mondiale e prima della prima guerra mondiale, poi si è interrotto per la prima e per la seconda guerra mondiale, è ripreso dopo la seconda guerra mondiale per 5-6 anni e poi si è interrotto ancora e poi hai ripreso per due o tre edizioni nel 1996, quando, quando l'ho, no, nel 2006, quando l'ho cominciato a, a, a registrare e poi si è interrotto ancora. Ma sono sicuro che prima o poi ci torni come un'arabea fenice. Mm. Ha senso. E... Eh, ecco, giusto, stavo arrivando giusto qui. Tu chiudi questo. Eh, questo malloppo, questo tomo veramente pieno di informazioni, con questa intervista a sì. uno jankri cioè uno sciamano nepalese, sì. mi sembra che sia, sì. Sì. Bola Nat Bastola si sì, dice così. Sì. Sì. E, e dice anche qualcosa di questa intervista in chiusura, perché tu la, cerchi di mettere, cioè tu tramite lui, ovviamente, tramite l'intervista a lui, eh, cerchi di mettere in risalto come determinate. Eh, Consuetudini che noi troviamo in queste pantomime carnevalesche o di fine anno e hanno delle, degli elementi molto forti in comune con lo sciamanesimo asiatico, siberiano e nepalese. Sì, sì era eh, intuizione da cui era partito all'inizio in cui c'erano appunto queste rappresentazioni rupestri degli animali il valore degli animali gli aspetti simbolici e il richiamo degli animali attraverso appunto questi operatori che si mettessero a contatto con, eh, con loro per poter fare in modo da ecco e, e... però era una costruzione teorica e, e tutto il resto del, del libro era una condizione sospesa e ora siccome bola bastola è eh, uno sciamano di 24 generazioni sciamaniche eh, quindi è uno che insomma non è un improvvisato è eh, una persona che, che è un amico oltretutto è un amico vero e di cuore detto, senti Bola dimmi tu io ti faccio un questionario eh, ti faccio delle domande e, e tu mi racconti eh, di che colore hai il tuo vestito bianco? Perché utilizzi un vestito bianco? Perché utilizzi il tamburo? Eh, che rapporto hai con eh, le divinità de degli animali? Eh, come fai a richiamarle? E, e, e poi mi dice anche eh, eh, il, la, 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 il processo di eratura rituale. E lui mi ha descritto tutto quello che fa. Ed è la prova del nove, cioè quello che sono le cose che fanno parte della sua tradizione sciamanica, eh, sono esattamente tutto quello che è nello scorrere del libro e all'inizio del, della, 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 della parte archeologica, per cui è stato veramente interessante il suo, il suo apporto, ha arricchito, ma non solo, ha anche confermato tutto quello che è stato detto precedentemente. Per esempio, ci puoi fare degli esempi di parallelismi che hai scoperto parlando con lui sì. che già non conoscevi? Sì, beh, il, il colore bianco è, del suo vestito è una rappresentazione di contatto col il divino, il, il, le piume sono che ha sul, sul eh, capricapo. sono un contatto, come si diceva, con. Eh, gli spiriti alti e, e protettivi che appunto governano nell'alto dei cieli, le, gli aghi di porcospino che sono frammisti tra le sue piume sono una condizione di difesa, piuttosto che il processo di eratura rituale è una condizione per la quale appunto eh, lui, con il suo tamburo, dà la possibilità di, di poter fare in modo che eh, la terra continui a produrre e poi c'è una condizione di a, abbandono eh, rituale del, dell'aratro, in modo che, come tutte le cose che si concludono, si devono spezzare, perché eh, questo in qualche modo interrompe una continuità eh, che in qualche modo finisce con l'umano e lascia lo spazio con, eh, con il divino. È molto interessante anche il fatto del, che sia nella tradizione himalayana, nepalese, tibetana, mon, anche mongola, c'è questo elemento dei eh, pezzetti di stoffa colorati eh, in questo tipo di rituali, ma anche, eh, per esempio, sopra alberi sacri o sopra ehm, quelli, quei tumuli no, fatti di, di pietre che sono gli ovo mongoli. Eh, e, e questo elemento poi si ritrova in Arlecchino. Eh, queste pezze colorate che vanno a formare il vestito di Ardecchino e come eh, già notarono Emanuela Chiavarelli e Luigi Pellini che tu conosci molto bene, mm -hmm. essendo mm -hmm. Luigi Veronese come te, sì. eh, lo ritroviamo in Ardecchino ed è collegato a Erlik Khan che è questo re degli inferi, dio degli inferi nella tradizione mongola e, e, e siberiana. Quindi, Veramente, e poi tra l'altro, io ho notato come eh, queste stoffe colorate, che anche in area asiatica, mongola, himalayana troviamo eh, legate a questi tumuli funerari o questi alberi dove ci sono questi spiriti della vegetazione, e li ritroviamo poi nell'area gaelica e celtica con i cosiddetti fairy trees, cioè gli alberi delle fate, no? Dove ci sono tutte queste eh, stoffe colorate con eh, scritte anche del delle richieste, diciamo così, alle fate, spesso anche dai bambini, anche qui è forte l'elemento eh, che invece nella tradizione asiatica non è considerato da bambini, invece eh, in quella celtica, eh, dopo l'avvento del cristianesimo, anche qui no, tutta la, eh, la dottrina sul, sui feris, le fate, che erano eh, argomenti estremamente seri e legati appunto eh, sia agli spiriti dei defunti, degli antenati, che a quelli. Della, della natura della vegetazione eh, ovviamente con l'avvento poi soprattutto del mondo moderno eh, ma già, già appena nel cristianesimo diventano eh, considerati così delle no, robe solo per bambini ormai senza più questa dimensione rituale che invece in Asia si ritrova ancora molto forte e così passo a salutare tutti gli amici che hanno collaborato alla realizzazione di questo lavoro e Nadia che ci segue e, e tutti gli altri che insomma non sono tutti qui perché ce n'è un gruppo veramente molto più esteso ma insomma questa è una, una parte de, di quelli che appunto hanno festeggiato la conclusione dei lavori bene, vi eh, eh, saluto anche io se qualcuno sta seguendo sicuramente Nadia sta seguendo e la saluto nuovamente eh, direi che siamo in, uh, in conclusione eh, ti ringrazio ancora tantissimo Alessandro okay. per questa illuminante chiacchierata che spero anche il nostro pubblico abbia gradito ricordo ancora il libro che abbiamo presentato stasera maschere divine storia di riti di passaggio invernali carion editrice lo trovate su tutti i circuiti online eh, nelle librerie Diciamo così, su, specializzati in questo tipo di argomenti eh, come per esempio una no, libreria sigillo di padova so che è lì vicino eh, a, 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 nella tua zona insomma e, e allora vi, vi saluto anche ricordandovi come ho già fatto all'inizio che molti dei temi che abbiamo trattato stasera eh, li potete trovare anche nell'albo annuale di quest'anno di axis mundi eh, che è uscito a novembre eh, e di, che abbiamo, di cui abbiamo già venduto 180 coppie, quindi abbiamo già superato la metà in pochi mesi. Eh, vi ricordo per gli interessati eh, articoli mh, che mh, trovate in questo albo che c'entrano con i temi trattati stasera come il Krampus, eh, il cavallo antico guardiano dei sostizi, il falò della Giobbia eh, e ancora i semi, il passo e la schiera dei morti nell'area dell'Italia dell meridionale o ancora il substrato arcaico dei 12 giorni tra Natale e l'Epifania eh, Faccia di, di sole Volto di morte che è un estratto da Arlecchino di Chiavarelli e Pellini che abbiamo menzionato pochi minuti fa eh, e ancora eh, la Iule di H.P. Lovecraft nel racconto The Festival che tratta il tema del sostizio invernale da un punto di vista diciamo così fantastico Fantastico e, del, e orrorifico in un certo senso. Ecco. Ehm, per gli interessati, manderò il trailer dell'albo in uh, conclusione di diretta, e allora, ancora una volta voglio ringraziare il nostro ospite eh, Alessandro. Sperando di rimanere in contatto e magari anche di parlare della possibilità. Di quella pubblicazione dell'archivio fotografico che secondo me sarebbe, sarebbe da pensarci seriamente. Va bene, passiamo. parliamo. Io ringrazio, ringrazio ovviamente tutti voi che avete seguito la diretta e vi rimando al testo di Alessandro eh, o a lui eh, eh, direttamente se avete bisogno di altre informazioni o volete domandargli altre domande specifiche sui temi trattati stasera. Ancora grazie, grazie, a tutti. grazie Marco. Grazie a Alessandro, a presto, e grazie ancora a tutti. Vi lascio con il teaser dell'albo annuale. Alla prossima. Alla prossima.